Con mezzo girone ai box causa maltempo, la certezza si chiama ancora Castelnuovo Vomano. Infatti nelle scorse ore, grazie al connubio tra società neroverde e ai tifosi, si è riusciti a liberare dalla neve il manto sintetico del comunale, così da far disputare regolarmente la partita contro il Giulianova, che segna il giro di boa del campionato. La novità in casa Castelnuovo è Basilico, chiamato a far coppia con Loviso sulla mediana. Torna nell'11 titolare di Ruocco, mentre tocca ancora a Fagioli agire da terminale offensivo. Il Real Giulianova in emergenza per le assenze di Caso Danna e Demo Leon schiera subito dal primo minuto il nuovo arrivo Galli in difesa. A centrocampo c'è Battilana, mentre in avanti tocca la coppia Barlafante-Padovani. Dirige Luca Capriuolo di Bari. Il Castelnuovo prova nei primi minuti a scardinare la difesa ospite con lanci lunghi dalle retrovie, mentre il Giulianova con coraggio prova a creare dal basso. Al 17esimo, giusta la decisione del direttore di gara di ammonire Fagioli, reo di voler deviare in rete con la mano un pallone proveniente dalla destra. Piove sul bagnetto in casa giallorossa quando, a causa di un contrasto di gioco, si fa male Padovani. Al suo posto entra Paudice. Prima della mezz'ora, doppia occasione per il Giulianova. Prima i Massetti a chiamare alla parata Natale, dal corner che ne scaturisce Galli, non inquadra lo specchio della porta. Si fanno preferire ancora i giallorossi, che dalla distanza provano a sbloccare il punteggio, ma il tiro di De Cerchio è a presa di Natale. Per la prima occasione locale, se così si può chiamare, dobbiamo aspettare il 37esimo, quando Fagioli dalla distanza prova a sorprendere Calzetta, ma il suo tiro finisce lontano dallo specchio della porta. Crescono i neroverdi, oggi in tenuta bianca, e al 40esimo è Loviso l'occasione per sbloccare il parziale, ma il tiro a botta sicura dalla distanza viene messa in angolo con intervento distinto di Calzetta. Ma il preludio al gol, che arriva sul tramonto del primo tempo. Fallo di Ferrini in area di rigore su Digidio, e per Capriuolo di Bari ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Dal dischetto Loviso insacca con una conclusione forte e a mezza altezza. Stessi 22 in campo ad inizio ripresa, che parte con un piglio diverso da parte dei padroni di casa, che trovano all'ottavo minuto il gol del raddoppio. Azione personale di Emili, bravo a saltare in velocità la retroguardia giugliese e concludere sul secondo palo con la traiettoria che beffa Calzetta. Il Giulianova dalla tre quarti in su fa fatica a pungere, così il Castelnuovo fiuta l'occasione e al 20esimo va ancora in gol, sempre con Emili, rapido ad aggiustarsi la sfera e battere Calzetta con un tiro a giro. Girandola di cambi per entrambi gli allenatori, ma a rendersi pericoloso è ancora il Castelnuovo alla mezz'ora con Sbarbati, ma il suo colpo di testa è parato in tuffo dall'estremo ospite. Prima del 40esimo si rivedono gli ospiti con Forcini, che da solo in area di rigore non trova lo specchio della porta, e il preludio al meritato gol per il giallorossi, che arriva qualche istante più tardi con Barlafante, abile a districarsi in mezzo a un mucchio di maglie bianche a trafiggere Natale. Ma il Castelnuovo non è sazio e prima del fischio finale segna altre due reti. Il 4-1 arriva al 42esimo con Sbarbati, che, lasciato solo in area di rigore, batte con un colpo di testa l'incolpevole Calzetta, il quale deve capitolare per la quinta volta al 49esimo, quando c'è gioia anche per Bregasi, bravo a farsi trovare pronto sul secondo palo dall'assist di Manari. Il Castelnuovo chiude così da capolista e alla prima esperienza in D il girone d'andata, mentre Giulianova si porta a casa una prestazione che fa ben sperare per il proseguo del campionato. Sono partite difficili da giocare. Giulianova è una squadra, no, che è messa bene in campo, ti fa giocare male, e abbiamo fatto un primo tempo sporco. Poi siamo stati fortunati in occasione del rigore, che ci ha permesso di sbloccare la partita, e poi nel secondo tempo sicuramente abbiamo avuto qualche spazio in più. Anche se abbiamo fatto anche meglio noi, abbiamo arrotondato il risultato, però sinceramente un 5-1 che il Giulianova non merita, perché si è battuto egregiamente fino alla fine. Mi dispiace per loro, ma sono contento per la mia squadra, perché sta cominciando ad avere una certa continuità. Noi siamo contenti di quello che stiamo facendo, è in dubbio questa cosa qui. Sicuramente non ci interessa il primo posto, è vero, ma ci interessa il fatto che questi ragazzi stanno credendo sempre di più nelle loro potenzialità, e ogni domenica già sono le 5-6 partite che fanno delle cose egregie. Quindi noi interessa solamente quello, noi viviamo di partita in partita, dobbiamo trarre il massimo da ogni gara. Quello che dico a loro è che dobbiamo continuare a essere cattivi e avere fame.
Vabbè, il primo tempo ha tagliato le gambe, un rigore tutto da rivedere, però purtroppo c'è stato, è stato concesso e non si può tornare indietro. E alla fine del primo tempo, un primo tempo giocato bene, insomma abbiamo tolto a loro le iniziative, siamo ripartiti quando potevamo farlo con molta incisività, abbiamo magari pressato in alcune occasioni loro davanti alla loro area di rigore, abbiamo anche avuto delle opportunità per andare a rete. Poi nel secondo tempo c'è stato subito il secondo gol, che presumo, per carità, non voglio togliere il merito a chi l'ha segnato, presumo sia un cross sbagliato, così è sembrato, non intenzionale. E comunque non abbiamo mollato, poi abbiamo continuato a giocare, abbiamo continuato a cercare di incidere e soprattutto avevamo l'opportunità con Barlafante di fare il 2-1 di testa da solo davanti alla porta avversaria, che magari avrebbe di sicuro riaperto la partita, però la prestazione dei miei fino alla fine, la differenza l'hanno fatta i 4 gol di differenza tra noi e loro, questo sì.